Vent'anni di Lorenzago Aperta. La rassegna di arti varie che si tiene nel paese Cadorino dell'Oltrepiave è giunta ormai alla sua 20ª edizione. La mostra di arte contemporanea è stata inaugurata nel tardo pomeriggio di domenica presso le scuole medie di Lorenzago. Numerosi gli artisti bellunesi e non solo che hanno esposto le proprie opere in una rassegna artistica e culturale tra le più conosciute nel bellunese. La mostra sarà condita come ogni anno da un carnet di eventi e spettacoli teatrali, artistici e musicali che animeranno Lorenzago fino al 23 agosto. Lorenzago Aperta prende il via dopo la seconda edizione di Auronzo Aperta, tenutasi in Val d'Ansiei a luglio grazie ad una collaborazione tra i due paesi cadorini che ha riscosso un enorme successo. Il tutto magistralmente organizzato da Vito Vecellio e Francesca Casanova, le due anime dell'associazione Immaginaria. Siamo tornati a Lorenzago, dove Lorenzago Aperta è nata e dove è cresciuta fino a diventare una ventenne ormai. E dopo 3 settimane della mostra portata da Auronzo, cioè prima tutto questo era da Auronzo che ci ha accolto a braccia aperte con tantissimi spettatori negli spettacoli, moltissimi visitatori alla mostra, dove ho visto stupore nelle possibilità infinite che ha l'essere umano di immaginare mondi diversi e di stupire gli altri con le sue visioni. Abbiamo ospitato ad Auronzo moltissimi artisti, cosa che stiamo facendo nuovamente a Lorenzago. È un luogo perfetto per fare una mostra di questo tipo. Si presta ad essere plasmata e ad essere un fondale perfetto per l'arte contemporanea di esseri umani che in questo momento camminano nel mondo. All'inaugurazione erano presenti, oltre agli organizzatori e a numerosi artisti, anche il sindaco di Lorenzago Marco D'Ambros e il primo cittadino di Auronzo Tatiana Pais Becker. La serata inaugurale è stata condita da un concerto al pianoforte di Paolo Casolo.